l'inizio di una, è il suo, la sua entrata in arte, così si diceva all'epoca, ed è delizioso, è scritto con una grazia, lui era fiorentino e si sente questo suo essere fiorentino, racconta anche di una famiglia fiorentina, è delizioso, purtroppo finisce troppo presto e non sappiamo come sarebbe andato avanti, e io l'ho messo qua. L'ho messo in questo libro ed è forse uno dei motivi, ma forse il motivo che mi rende veramente felice di averlo potuto fare, perché è scritto con un altro carattere, proprio per distinguerlo, sia per come è scritto, sia per la dolcezza, per la di un'epoca, di un periodo che non c'è più, di una situazione che non... che ecco, magari non leggete il resto, ma quello leggetelo, perché sono poche pagine ma deliziose. È infatti una chicca. Grazie. Allora, se non c'è qualche domanda, io credo che siamo arrivati alla un po' alla conclusione, però vorrei, se mi permettete, chiudere, perché per me è un po' una scaramanzia, l'ho fatto sempre, e invece di salutarvi dicendovi ciao, vorrei dirvi alcuni versi che sono scritti in questo libro che mi sono stati dedicati e che appunto con questi sono solita chiudere questi incontri molto piacevoli, di cui vi ringrazio molto. La poesia si intitola A Paola ed è scritta da mio padre e mi è stata dedicata e dice così. Anche con te sto in debito. La serenità che mi dai sempre e comunque, ecco il credito che forse un giorno riscuoterai. Ti bilanciavo sulla bocca un grappolo d'uva quando eri piccina. Sbattevi le manine avida, inquieta. Mi piaceva quella tua breve ansietà infantile. E già l'età scorreva. Già eravamo, siamo, due amici, capaci solo nella maturità di valutare a distanza i felici canonici rapporti, l'infanzia tua, la mia paternità. Il meglio che posso oggi proporti è una dolcezza senile che non pretenda troppo, la certezza che tu passi gli ostacoli serena mentre vi inciampa la mia ansia infantile. Ciao Paola, e quando sarà piena la mia vecchiaia, so quel che farai. Serenamente, come fossi mia madre, eviterai la trappola della rivincita e sulla bocca del padre sgranerai, chicco a chicco, il succo dolce dell'ultimo grappolo. Grazie a Paola per questa meravigliosa poesia che ha chiuso un interessante percorso all'interno della sua famiglia, ma anche all'interno del teatro e del cinema italiano. E io sono anche felice che a 10 anni di distanza dalla morte di Vittorio Gassman, stasera attraverso le parole di Paola, noi lo si sia potuto ricordare senza tristezza, come dice lei, ma con affetto. Grazie ancora Paola. Voglio ricordarvi che i libri sono in vendita nel solito baracchino e stasera alle 21 in Piazza della Libertà ci saranno Oliviero Toscani e Mimmo De Masi che si confronteranno sulla cultura del bello. Grazie ancora. E potete farvi firmare il libro? Ecco, sì, se qualcuno vuole che lo firmi sono qua a disposizione. Grazie. Parliamo di questo del video.
Grazie, complimenti.